Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono Alex Favaro, allenatore di terzo livello, e oggi vi presento una nuova collaborazione per aiutarvi nella scelta dello scarpone. E come partner ho scelto Oliver e Nevitalia. Oliver è un negozio specializzato nello sci alpino e Nevitalia è un sito web che parla di tutto quello che è la montagna a 360 gradi. Trovate i loro link qui sotto in descrizione. All'interno di Oliver, come potete vedere, abbiamo gli scarponi delle migliori marche che potete trovare in commercio. Oggi voglio darvi dei consigli e un metodo per scegliere lo scarpone più adatto a voi. Per iniziare questo test, una parte fondamentale è prendere la vostra calza che utilizzate tutti i giorni sulla neve, così potete avere le stesse sensazioni che riporterete tutti i giorni. Adesso andiamo a misurare il piede sia di lunghezza che in larghezza. Misura piede che trovate in tutti i migliori negozi da 27,5 di lunghezza e un 98 di lastra. Quindi ho chiesto ad Oliver di darmi tutti gli scarponi di tutte le aziende 130 con 98 di pianta, perché così è uno scarpone che posso utilizzare tranquillamente tutto il giorno senza avere dolori o fastidi strani. Iniziamo con il Fisher Podium GT. La prima cosa da fare è vedere se la misura, che il misurapiede ci ha dato, sia corretta. Quindi sganciamo tutto e tiriamo fuori la scarpetta. Ok, ho controllato che non ci fosse la carta, infiliamo dentro e la prima misura che dovete fare è quella di sentire bene la scarpetta che vi avvolge completamente il piede. Dalla punta al tallone non ci deve essere nessuno spazio. Allora lì abbiamo lo scarpone della misura corretta. Adesso proviamo a infilarlo e vedere che sensazioni mi dà al suo interno. La chiusura che dovete cercare è un po' quella che utilizzerete durante la vostra sciata. Si infila abbastanza facilmente e i ganci si chiudono bene, sono molto morbidi, e poi ha il booster che si regola molto bene. Un'altra cosa che dobbiamo guardare è il gambaletto. Vi deve avvolgere completamente tutto bene la parte della tibia e del polpaccio. Poi un'altra cosa da controllare è che dobbiamo avere molta aderenza sul tallone e poi da metà pianta verso il tallone. Qua vi deve fasciare assolutamente bene lo scarpone. Invece, come piace a me lo scarpone, è lasciare le dita dei piedi libere per avere una sensazione migliore quando sciamo. Traiamo le conclusioni di questo scarpone. Direi che il gambaletto me lo avvolge bene, mi stringe bene, avvolge il tallone, la pianta rimane avvolta ma allo stesso modo confortevole, mi dà un po' fastidio per quanto riguarda le dita del piede. Mi raccomando, quando dovete provare uno scarpone, tenetelo nei piedi per un po', per vedere se ci sono punti di contatto o fastidi che possono venire fuori con il tempo. Chissà se Fisher sarà il mio preferito alla fine di questo test. Per adesso mi ha dato delle buone sensazioni.
passiamo al secondo scarpone. Facciamo sempre il test della scarpetta. Come sensazione è di avere una scarpetta in lounge più comoda e con più spazio per le dita. Andiamo a controllare sempre se andiamo a riempirla tutto. Davanti tocchiamo e anche dietro tocchiamo. Quindi rimane una scarpetta più confortevole rispetto a quella difficile. Proviamo a infilarlo. Anche qua, come feature, abbiamo un bel avvolgimento della parte della tibia e del polpaccio. Abbiamo una buona presa la parte del tallone, un bel avvolgimento, ed è una bella sensazione anche come stringe la pianta. Qua a confronto feature ho le dita dei piedi con più spazio e riesco a muoverle meglio. Quindi, a mio avviso, è un gradino più comodo, con le stesse caratteristiche, diciamo, che avvolge tutto bene, ma è un po' più confortevole. Quindi questo lo mettiamo un passo avanti a Fisher. Passiamo a tecnica e vediamo come va. Ho già tolto la scarpetta, proviamo a vedere se avvolge molto bene il piede. E anche qua, come vedete, il mio piede è completamente avvolto. Adesso vediamo come si sta al suo interno. È bella la sensazione che ha di comfort questo scarpone. La scarpetta è morbida, sembra che sia più imbottita che le altre. È molto piacevole. Vi ricordo che tutti gli scarponi vengono chiusi allo stesso modo, quindi con le stesse regolazioni, quello che dovrete fare anche voi quando siete qua a provarli. Partiamo dal gambaletto. Guardate come avvolge bene il gambaletto, sembra una continuazione della gamba. È molto bello come stringe il tallone. Per adesso è quello che avvolge meglio il tallone. E mi piace molto anche come avvolge la mia pianta del piede, che la sento compatta ma allo stesso modo è comodo. Quindi secondo me questo scarpone va messo tra i miei preferiti. Vediamo dopo se sarà lui il migliore. Passiamo a Rossignol e vediamo come va. Anche qui, come Lange, abbiamo una scarpetta legata. Anche Tecnica e Fisher possono avere la possibilità di avere le stringhe e legarle. Scarpetta legata, facciamo la prova dell'aderenza. Come vedete avvolge molto bene il piede e proviamolo adesso. Devo dire che fino adesso sono stato fortunato. Come vedete, tutti gli scarponi che ho provato mi avvolgono molto bene il gambaletto. E questo cosa vuol dire? Che quando io vado a sciare ho una buona sensibilità sull'antro posteriore, quindi lo scarpone segue molto bene ogni mio movimento. Sento una lieve pressione qua all'interno del piede e non è una cosa buona, ma non che lo scarpone non sia buono, è che per me questo scarpone mi dà fastidio appena messo, quindi a forza di sciare lo sfregamento il dolore aumenterebbe e basta. Passiamo ora ad Albello. Questo non ha la scarpetta legata, però come vedete ha la possibilità di utilizzare i lacci e legarla. Scarpone infilato e troviamo il primo difetto come scarpone. Come vedete il gambaletto non avvolge come gli altri, ma lascia lo spazio dietro e lo spazio avanti. Quindi questo è uno scarpone che non è ideale per me, e anche voi è una cosa fondamentale che dovete guardare quando provate uno scarpone. Questo qua si addice a persone
con la struttura della gamba più grossa. Passiamo al nuovo scarpone, passiamo al Aed e vediamo come veste. Ah, abbiamo trovato la carta. Vediamo come gli altri. Guardate qua. Abbiamo di nuovo lo spazio come dal bello. Quindi anche se al suo interno è molto confortevole e non ho nessun fastidio e il mio piede sta bene, però questo spazio davanti e dietro riportato sugli sci mi darebbe fastidio. Quindi andiamo avanti con gli altri scarponi. Proviamo il Nordica Pro Machine 130. Facciamo la prova della scarpetta. Quella fashion questa scarpetta, guardate un po'. Ah, qua dietro abbiamo un po' di spazio, vedete un po'. Quindi qua si potrebbe anche pensare di prendere la misura in meno. Guardiamo il gambaletto, vedete che qua siamo giusti, va a aderire molto bene alla tibia e al polpaccio. Il tallone viene bloccato bene e la pianta del piede viene avvolta molto bene dallo scarpone, rimanendo sempre confortevole. Che dire questo Nordica? Secondo me ha superato il test, lo mettiamo tra i migliori. Passiamo al Salomon S Pro 130, vi facciamo sempre la prova della scarpetta. Punta ci siamo, tallone anche, lo sento già un po' abbondante per quanto riguarda ai lati. Adesso proviamo a infilarlo e vedere se rimane questa sensazione. Partiamo dal gambaletto, come vedete avvolge molto bene il mio polpaccio e la mia tibia. Passiamo al tallone che rimane stretto ma lo sento già che si muove leggermente, e poi passiamo alla pianta del piede che invece rimane larga, quindi questo scarpone è troppo abbondante per il mio piede. Passiamo ad Atomic ed ultimo scarpone che andremo a testare, quindi abbiamo già un po' di esperienze, di sensazioni, cosa abbiamo sentito negli altri scarponi, quello che ci è piaciuto e non ci è piaciuto gli altri scarponi. Andiamo a vedere lui che sensazioni ci dà. Ok, provata la scarpetta, punta ci siamo, tallone ci siamo, abbastanza pieno. Lati, ma sì, avvolge bene ma non stringe, quindi magari è un vantaggio, rimane più confortevole. Partiamo di nuovo dal gambaletto e come vedete troviamo dello spazio, quindi ci darà solo dei problemi sull'antro posteriore mentre esciamo, saremo meno sensibili. Invece il tallone viene avvolto molto bene e la pianta del piede rimane bella confortevole e aderente. Le dita dei piedi sono larghe per darci una maggiore sensibilità, però peccato per il gambaletto, se no sarebbe stata un'ottima scelta questo scarpone. Siamo arrivati ai tre finalisti, adesso li proviamo per l'ultima volta e troveremo quello che si adatta meglio al mio piede. Abbiamo Lange, Tecnica e Nordica.
siamo arrivati al gran finale. È il momento di scegliere lo scarpone più adatto a me. Ma prima voglio ricordarvi che vi ho fatto vedere come si prova e come si sceglie uno scarpone. Quindi mi raccomando, guardate il gambaletto, il tallone e come avvolge lo scarpone a pianta del piede. E le dita dei piedi devono essere libere, così avete una maggiore sensazione. Io ho scelto tecnica perché è quello che mi ha dato le sensazioni migliori. È confortevole, perché vi ricordo che l'obiettivo di questo test era trovare uno scarpone da poter utilizzare tutto il giorno, quindi le classiche 8 ore. Rimane confortevole, ma allo stesso tempo ha le qualità, le caratteristiche di uno scarpone da gara per darmi il massimo della sensibilità durante la sciata. Il gambaletto stringe bene, il tallone lo avvolge alla grande e anche tutta la pianta del piede è avvolta e mi dà un'ottima sensibilità e le dita sono libere. Quindi per me oggi ho scelto tecnica. Volevo ringraziare Oliver per la disponibilità e la pazienza che ha dimostrato in questo test, e vi ricordo che il test completo di tutti gli scarponi che ho provato lo trovate su Nevitalia. Cliccate qua sulla bandiera per andarli a vedere. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao, ci vediamo al prossimo video.